quanto cucinese di origine, lo posso dire. Mia nonna è di cucino, mia madre è di cucino, quindi per me è veramente un onore. E visto che mia nonna non c'è più, sono ancora più felice di essere qui tra voi. Siamo qui per questo secondo memorial di Piero Vivona e per la 14ª edizione del premio Cucinesi del Mondo. Al di là di tutto, io vorrei sottolineare soltanto l'importanza del ricordo, cioè la possibilità che Angelo, attraverso il suo lavoro e la sua organizzazione, ci dà di ricordare veramente persone, aneddoti, luoghi, e quindi veramente tutto questo mi è molto caro. Prima di tutto, diamo la parola a quattro membri, consiglieri provinciali, con delega alla cultura e al turismo. Grazie ovviamente, un benvenuto da parte del Presidente Scanese, che non può essere presente perché è impegnato per altri motivi istituzionali. Io lo rappresento come delegata alla cultura e al turismo. Come diceva prima il mio amico Enzo Landolfi, io mi sento un po' lucinese, voi riderete, ed è la verità, perché da tanti anni ho rapporti con questo paese, con questo splendido paese e con il sindaco Nicola Parisi. Se ricordi, Nicola, abbiamo organizzato tante cose circa 15 anni fa nel tuo paese, e sono anche la madrina di un evento sportivo che viene fatto a Cucino dal dottore Giovanni D'Apunto, quindi insomma per questo mi sento un po' cucinese. Peraltro voi avete scelto, mi è stato detto, cittadinanza onoraria, beh, io la chiedo pubblicamente, poi vedremo se il sindaco me la darà o meno, insomma. E sono stata felice che abbiate scelto quest'aula per questo evento culturale e non la sala Bottiglieri, perché in quest'aula è un'aula istituzionale di grande prestigio, perché qui noi facciamo i consigli provinciali, quindi l'evento merita questo prestigio. E ho visto che vi verrà celebrato i 25 anni della rivista condotta da Angelo, c'è questo premio poi in onore del professore di Roma e poi tante riconoscenze a tanti lucinesi. Quindi vuol dire che il Lucino ha una grande cultura, perché ritengo che la cultura sia conoscenza, ma soprattutto perché la cultura rende liberi gli uomini. E come diceva prima la nostra moderatrice, è anche il ricordo e la memoria, ma soprattutto il rapporto al professore di Roma. Io ho letto qualche libro, è un'eredità storica che va tramandata anche, diciamo, ai ragazzi. Io mi auguro che il prossimo anno che ci sarà per questo evento ci siano anche i ragazzi, diciamo la nuova generazione. Io non mi dilungo troppo perché c'è un programma molto vasto, mi dispiace solamente non poter partecipare per tutta la serata, lo dicevo prima, perché ho un problema in famiglia, ma vi sarò vicino con il cuore e con la mente. Buon lavoro. Grazie. Passiamo all'intervento del sindaco di Cucino. Grazie consigliere. Grazie a tutti quanti voi per la partecipazione e per la presenza, e grazie ad Angelo per questi momenti che annualmente di riflessioni, anche di incontri, ci dà la possibilità ovviamente di fare una panoramica su quello che è stato, su quello che al netto del premio del professor Vivona, vale, dirò qualche cosa, e c'è pure un premio che è dato, sarà dato anzi, per quanto riguarda l'aspetto più sportivo in generale, più in particolare il calcio, Pasquale Russo, noto portiere della Lucinese. Per quale motivo faccio questa sottolineatura? Perché nel nostro piccolo, in questo momento, stiamo vivendo un momento importante a Lucino. Domenica prossima ci sarà la finalissima a Lioni, dove appunto con la squadra del Lioni, il Lucino Mocei, qualche anno fa si chiamava Cucinese, ma nella sostanza è la stessa cosa, si giocherà
la promozione al campionato di eccellenza. Ovviamente anche questo ci riempie d'orgoglio, anche rispetto ad una storia calcistica molto importante a Pulcino, che trova in questo momento la massima espressione sotto l'aspetto più squisitamente calcistico. Penso che proprio in questo momento il premio, come dire, cade come il calcio sui mancheroni. Peraltro tutto questo si è tenuto in una gelida giornata di 5 maggio, ieri sembrava più che maggio, sembrava gelato. Bene, qualche cosa riguardo il professore Livona. Il professore Livona ovviamente di casa Pulcino ha tenuto varie lezioni, perché a Pulcino siamo sede dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, ha tenuto più qualche volta, ha avuto modo di incontrare i ragazzi soprattutto del liceo, più in generale del comprensorio. Non solo dal punto di vista accademico, nella sua qualità come appunto di professore di filosofia, ma proprio come amico di Pulcino. Parliamo di una persona fulgida, di una personalità tra le più importanti, penso non solo di Pulcino, professore all'Università degli Studi di Palermo, di Pavia, di Salerno, da Federico II, uno dei massimi esperti, a mio modesto avviso, per quel poco che ho potuto leggere e conoscere, il massimo esperto di Spinoza a livello internazionale, che il professore Livona insieme ad un altro illustre concittadino, penso che sia uno dei migliori figli di Pulcino, in particolare perché appunto nati a Pulcino, ma più in generale di una comunità intera, nazionale ed internazionale, del professore Marcello Cigano, peraltro loro stesso amici tra di loro. E tuttavia io volevo sottolineare, concludo, un altro aspetto importante del professore Livona, che era, sembrava un po', come dire, burbero, ma che faceva parte ovviamente della sua personalità, e però invece nascondeva una umanità, una sensibilità che esprimeva attraverso lo scritto. Mi riferisco alla lettera che ho avuto modo di leggere proprio stamattina ad Angelo, quando ringraziavo appunto Angelo perché attraverso la voce di Pulcino dava la possibilità di interconnettere, di comunicare con tutti quanti i pulcinesi del mondo, e ovviamente augurava a Pulcino le migliori fortune per il futuro. E mi pare che questa lettera, non vorrei sbagliare, è stata scritta poco tempo prima della sua morte, avvenuta il 5 gennaio. Rimane qua il 5 gennaio invece del 2018, per cui esempio, per cui funerale, partecipai in forma ufficiale alla comunità di sindaco di Pulcino. Quindi per cui veramente ci sono molti ingredienti in questi momenti di riflessione a cui Angelo ci chiama a partecipare. Io ringrazio a lui e a tutti quanti voi per questo momento di riflessione sicuramente, ma anche goliardico con i premi a cui si faceva prima di tutto. Grazie. Mi diritto la parola adesso all'organizzatore, alla mente creativa dell'evento, a colui che veramente ci tiene affinché Lampo da Roma organizza, affinché tutti possiamo essere qui in questi giornali, in questi momenti. Grazie. Nel mondo, accomodati, anche se non
l'orecchio non funziona bene. L'anno scorso la dottoressa Simona Scocozza, la sorella della Giovanna che sta qui, che dopo interverrà a nome della famiglia, ci fece conoscere zio Piero, è lo studioso di Roma. Quest'anno toccherà all'altra nipote, la professoressa Giovanna Scocozza, ci parlerà anche sempre di zio Piero. Io parlare con zio di Roma, leggo un po' perché ormai non riesco a parlare. Prego. Dissi che ci teneva tanto a far conoscere suo padre, non solo come antifascista e combattente della libertà. E allora, come sempre, io mi inchino alla professor di Roma e a tutti coloro che cadono per l'ideale di libertà. Nei nostri incontri mi ha fatto conoscere anche la storia d'Italia e dell'Europa e mi riprometto di raccogliere i tanti articoli usciti sulla voce del corso degli anni e stampati in un pamphlet, perché molti di questi articoli traspare il suo essere uno studioso che sapeva argomentare anche in forma satirica. Lo dissi l'anno scorso e lo ripeto adesso, il professor Di Roma è stato da vivo un patrimonio per la comunità pucinese, no, che la comunità pucinese non ha saputo valorizzare, mentre il mondo accademico, anche se il sito accennava ad incontri che il professor Di Roma delle lezioni sulla filosofia, eccetera, e quindi, però, è stato fatto ben poco da parte della comunità. I suoi allievi hanno saputo apprezzare il suo alto grado di cultura e di disponibilità nei loro confronti. E la presidenza del professor De Carlo e del professor Danna oggi quindi sono a dimostrazione. Nell'invito ho scritto che il nostro vuole essere un risarcimento per la mancata attenzione che la sua figura meritava in vita. E cercheremo di onorarne anche la memoria, come ho scritto nell'invito. Se invece è un momento di poesia. Un momento di poesia con la professoressa Maria Rosaria Cagnani con una poesia che si intitola Odio e che la poesia Odio sta in una raccolta a Calypso che il professor De Carlos collaborò con il professor Piero Di Bona a mettere su un libro di raccolte di poesie e quindi ecco perché abbiamo scelto una poesia da leggere. Siete tornata? Dico benvenuta. Lontana suscitaste l'odio mio e qui sembrate l'umiltà vissuta come per tenerezza o per desio di far dimenticare il tempo io. Trovato avete la mia casa muta e non vi è più l'immagine di Dio che soffre in croce, troppo l'ho temuta. Il cuore mio, vergine e crudele, è stanco di soffrire, sente orrore del suo passato. Se l'infedele vostra vita del vostro falso amore, tornata siete, non si è spalancato fra noi l'abisso di un petro vulcano di odio profondo? Il cuore mi ha stregato la voluttà, quel paradiso strano dove languono i sogni, dove il mondo vostro sbellisce, dove un'infinita felicità cancella il nodo immondo, la maschera civile della vita. Di poesia, passiamo la parola alla professoressa Giovanna Scocozza, docente presso l'Università di Perugia. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare in nome di mio padre, dei miei fratelli, di tutta la famiglia, il dottor Iorenta, l'amministrazione provinciale di Salerno, l'amministrazione comunale di Cucino, per non solo per averci coinvolto in questo bellissimo evento, ma soprattutto per l'affetto e mi permetto di dire anche il rigore, la serietà con cui state curando e vi state preoccupando di tenere in vita la memoria di zio Piero, perché sì, quello che per
per tutti, diciamo, professore Livona, per me, per noi, essenzialmente, io faccio un po' fatica. Scusa, questi sono i momenti il pensiero va davvero tramite mia madre, avrei voluto che ci fosse qui oggi, ma anche e soprattutto il grande legame che io Giovino scelse di trascorrere gli ultimi anni della sua vita con noi, perché aveva un amore profondo per mia madre che gli mancava 6 mesi prima appunto della morte di Giovino, e sarebbe stata sicuramente e sarà sicuramente felicissima diciamo di questa giornata che avete voluto dedicare. Io non vivo troppo tempo perché ripeto, l'emozione sta prendendo il sopravvento e non riesco. Però ci tenevo in questo bellissimo pomeriggio in mano, nonostante la temperatura un po' rigida, a così farmi portavoce di una proposta che vorremmo venisse accettata, insomma, in particolare dall'amministrazione di Cucino, e cioè quella di poter in futuro pensare eventualmente a una fondazione dedicata a Quintino e Piero Livona, a cui noi, fratelli, vorremmo poter donare l'enorme patrimonio librario che Zio Piero ci ha lasciato. Perché, come giustamente è stato ricordato, gli studi filosofici a cui Zio Piero si è dedicato durante la sua vita sono un patrimonio importante nazionale e internazionale, così come un grande patrimonio della sua libertà. E saremo veramente onorati e felici di poterla condividere con tutta la comunità cucinese e non solo. Grazie a tutti. Perché adesso cerco, vado indietro negli anni
e si è aperto un dialogo. Varie volte sono venuto nel Vedemo di Padezzano a incontrare il professor Livona e ho raccolto tanti di quei scritti che ho pubblicato con Rosi Cucino, che poi tirerò fuori un opuscoletto, perché il professor Livona merita questo ed altro. A questo punto la voce di Cucino, come al solito, sindaco, farà goccia su goccia fin quando non arriveremo al risultato che il professor Livona merita. Aprire una biblioteca con Cucino ha tanti di quei bellezze artistiche, naturali, culturali, che bisogna valorizzare, e io ne parleremo poi in seguito durante il discorso dei 25 anni. Va bene così, e adesso abbiamo, diciamo, ufficializzato il discorso e andiamo avanti. Grazie. Grazie. Adesso passiamo un po' a quelli che sono i ricordi, soprattutto premiali del professore. Lo facciamo con alcuni suoi amici dell'Università della Federico II di Napoli. Iniziamo con il professore Francesco De Carlis, docente di filosofia al liceo scientifico Galilei di Napoli. Questo avrebbe potuto far sospettare un certo disinteresse dello studioso ormai in anni di anni e tutto dedito alle sue personali meditazioni. La cosa però non sta così. Il problema era che tutta la vita di Livona è stata caratterizzata da un'attenta personale considerazione del problema della trasmissione culturale e delle istituzioni finalizzate alla formazione. Livona era consapevole del fatto che l'insegnamento è una lotta non facile con l'oblio e il fraintendimento, e che l'esercizio del docente sta nella lezione, che può essere faticosa ma è sempre necessaria. La cultura da proporre non poteva non passare che per una molteplicità di voci nel dibattito filosofico e culturale. Senza dubbio, diceva Livona, Giovanni Gentile perseguiva una sua politica culturale ed era attento al futuro dei suoi allievi. Tuttavia, nonostante il suo potere e il suo prestigio, non vuole mai superare quei limiti che sono così necessari da osservare per mantenere alto il livello di studio. Livona guardava con stima la classe politica dell'età risorgimentale, che si impegnò per dare una più adeguata stabilizzazione alla classe docente, così almeno dicevo, non so se sia lì. Vabbè, invece, gli sembrava che nei tempi successivi ben poco fosse stato fatto per la scuola e per gli insegnanti. Questo non gli sembrava un problema solo settoriale o sindacale, ma l'espressione di una situazione politica e morale più generale. In altri termini, la scuola poteva essere considerata come un punto cruciale di analisi quando si fosse voluto comprendere il livello di una società in espansione ed evoluzione. Si poteva anche ipotizzare una sorta di proporzione tra il livello della politica, le classi dirigenti e il livello di riconoscimento dell'istituzione scolastica. La scuola era stata più curate in altri paesi europei che si erano spesso distinti in questo campo. Indubbiamente questo non significava che i livelli di istruzione si dovessero considerare solo il rapporto idea-cultura unica, ossia dimenticando che la cultura è fatta attraverso il dibattito tra diversi orientamenti e tra molte discipline. Del resto, per Livona, la cultura è la profondità e critica dell'esistente. L'idea di una cultura dell'efficienza e della fretta non gli apparteneva. Lui stesso diceva, non senza rammarico e tuttavia con la consapevolezza dei limiti dell'ossessione del pubblicare a scadenza, che la scrittura non poteva essere inquadrata nelle scadenze della carriera accademica, della burocrazia, di una scuola efficientista. In effetti tutto il sistema dei manuali, dei programmi, non era per lui convincente ed esaustivo. La cultura non era unilateralità, né si poteva sempre solo accettare l'immagine unilaterale del Medioevo, dell'età moderna, della cultura tradizionale, dell'Europa, della cultura tedesca, ispanica o latinoamericana. Egli ricordava come esistessero tali biblioteche, persino in tali ambiti disciplinari, che erano stati abbandonati o chiusi negli stretti limiti di alcuni paragrafi di manuale. Erano dimenticati non solo testi di grande rilievo, ma erano anche rimossi linguaggi e terminologie molto rigorose dal punto di vista scientifico o filosofico,
ed utili dal punto di vista formativo. Proprio l'ultimo anno del suo insegnamento, Livona volle proporre ai suoi studenti la lettura di alcuni atti delle disputazioni sui metafisici di Francisco Suarez. Però per molte difficoltà a causa della non conoscenza del lessico minimo della metafisica antica e dell'età moderna. Tali limiti non erano da ascrivere agli studenti o solo ai docenti, ma un orientamento culturale complessivo. Livona non avrebbe voluto scrivere inizialmente un capitolo sulla scolastica dell'età moderna per la storia della filosofia di Mario Vandrà, ma quest'ultimo gli disse che sarebbe stato ben difficile trovare qualcuno che avrebbe potuto sostituirlo in quel campo pur così basso che annoverava un'enorme quantità di scritti mai inventivi. Il problema culturale e didattico era la libertà della mente, perciò gli dava pure la consapevolezza di tempi diversi, l'intuito dei maestri della Cucina del passato, i quali sapevano accorgere del talento e sapevano incoraggiare il proseguimento degli studi. Questo era avvenuto per suo padre Quintino, ma anche per un grande regista, Marcello Gigante, che Divona stimava e di cui ricordava alcuni significativi contributi per gli studi di storia della filosofia. Divona sapeva quanta fosse l'importanza degli studenti della scuola media e della scuola superiore. Egli aveva avuto per i suoi professori uomini come Andrea Lanza e Mario D'Altrà, la signorinità di Antonio Banfi e di Vuole Corani, ma di Piero Martinetti, che non aveva conosciuto. Lo avevano però colpito in vario modo. Lo aveva colpito anche la capacità di organizzazione degli studi di Mario D'Altrà, che aveva saputo creare a Milano un gruppo di studiosi di notevole valore. Discuteva spesso della scuola di Milano. Allora, egli ricordava anche con simpatia la figura di Giovanni Maria Bertin, noto per il suo importante contributo nel campo pedagogico della scienza dell'educazione. Ricordava quanto avessero dovuto impegnarsi a Milano per poter godere dell'esenzione dalle tasse universitarie e come egli ricorresse ai libri francesi, allora più economici, così da non gravare sulla madre rimasta vedova prematuramente. Anche a proposito di Pina Caprio, maestra elementare, donna di notevole risorsa intellettuale, ricordava la simpatia e la stima da lei ottenuta nel campo nel contesto non semplice per un insegnante meridionale, quale quello milanese, tra la guerra e il dopoguerra. Divona ricordava le fatiche dell'insegnamento, incitava a considerare la lezione, così da essere più incisivi, e a valutare gli orari scolastici, così da evitare sovrapposizioni di orari di materia e fine. Divona ricordava gli anni dell'insegnamento liceale e universitario, erano anni impegnativi, pieni di speranze e non privi di incertezze per ricerche molto impegnative che non tutti potevano condividere. Provò spesso sostegno in quegli anni Vittorio Enzo Alfieri, che lo stimava e lo incoraggiò in vari modi. Divona ricordava spesso le complesse trafile per giungere alla stabilizzazione dell'insegnamento liceale e ancora più universitario. Negli anni in cui dovesse sostenere i concorsi che lo portavano ad essere ordinario a Palermo, vi erano personalità come Garen, Bagnano e Gregori, scomparsi in campo laico, che ebbero sempre presenti come la ricerca debba essere varia ed innovativa. Del resto, Divona ricordava come l'università, anche nel campo letterario e filosofico, avrebbe dovuto essere più attenta al coordinamento delle ricerche. Questo era tanto più necessario nel suo campo di studi, quello dell'ontologia di Spinoza e della scolastica della Controriforma, che andava dalla Spagna ai paesi dell'Est, all'America Latina, alla Cina, al Giappone, dei Gesuiti e di altri ordini e congregazioni religiose. Più in generale, la sua idea del centro universitario era quella di uno studioso disponibile con gli studenti e con tutti i collaboratori che seguivano, ai quali non imponeva un percorso di studio. Agli studenti di Bona chiedeva uno studio non superficiale, ma era disponibile all'aiuto. Il suo consiglio era non perdere tempo e occasioni. Seguiva le tesi in modo scrupoloso, voleva leggere capitolo per non dare un giudizio sfavorevole a conclusione di un lungo lavoro che avrebbe potuto scoraggiare lo studente o metterlo in serie di. In ogni caso, faceva dell'onestà e del disinteresse personale un aspetto della sua personalità riservata, prudente e mai nublata, però risentita. Grazie. Professor Giuseppe Dalma, docente di storia della filosofia presso l'Università Cattolica di Milano. Ringrazio il dottore Imbenda per questo invito
sono davvero felice di essere qui, perché Divona per me è stata una figura molto significativa. Sono 3-4 giorni circa che litigo con mia moglie, cose che capitano. Litigo perché nel 2017 io vidi per l'ultima volta il professore Divona, appunto nell'eremo di Pellezzano, e in quell'occasione gli chiesi come secondo lui si sarebbe potuto procedere con le ricerche sulla scolastica che aveva finora condotto. E insieme stilammo questo foglio sul quale appunto io appuntai alcuni autori e alcune dottrine della seconda scolastica che avrei dovuto ricercare negli anni successivi. Mia moglie appunto, con la scusa di sistemare lo studio e le mie cartelline, credo abbia disperso questo per me preziosissimo appunto, ma che assolutamente ritroverò. Questo per dire che la memoria funziona, ma è opportuno anche chiedersi in quale direzione è opportuno andare per continuare lo studio e l'opera del professor Divona, che ha lasciato davvero una eredità significativa. Io lo conobbi nella seconda metà degli anni 90, quando feci la tesi di laurea sulla scienza intuitiva in Spinoza. Beh, fare una tesi di laurea su Spinoza significava assolutamente avere a che fare con il professore Divona, non si poteva non passare da lì. Quando durante la raccolta del materiale per la mia tesi di laurea feci un viaggio in Germania e in Olanda, notai con mia grandissima sorpresa che i testi del professore Divona erano presenti già in tutte le biblioteche più importanti d'Europa. E quindi parliamo di uno studioso famoso non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Io ebbi chiaramente l'onore di pubblicare il mio primo libro con la prefazione del professor Divona. Devo dire che lesse le bozze e pochi giorni prima che il mio libro andasse in stampa mi scrisse, ero in Germania in quel tempo, questa lettera nella quale affermava: stia attento a non essere caduto nel famoso ponte dell'asino dello spinozismo, perché in questa sua interpretazione potrebbe aver commesso un certo errore. Io passai anche lì il ritorno 3 notti davvero preoccupato, perché tutta l'interpretazione del mio testo si reggeva appunto su quel punto. Detto questo, sono due aneddoti che vorrei ricordare. Il primo è questo: quando chiesi al professor Divona da dove derivasse questo interesse per Genon, mi disse che il padre conservava nella libreria alcuni testi e che sin da giovane si era interessato al problema dell'immortalità dell'anima, cioè questo timore costante per la morte, e probabilmente, almeno così mi è venuto da pensare, il suo insistere in seguito sulla conoscenza subspecie eternitatis in Spinoza era fortemente legato anche a questa esigenza intima di vita. Anche perché, altra cosa che mi ha sempre lasciato e mi ha sempre fatto pensare, Divona non ha mai slegato esistenza da filosofare, e me lo disse attraverso una frase che mi rimase impressa. Poco dopo la perdita della moglie e del figlio, andai a trovarlo e parlammo di questi fatti tragici. E mi disse: malgrado queste tragedie, la mia mente continua a pensare filosoficamente e me ne vergogno. Mi disse esattamente queste parole. Non significava per lui il fatto di non provare dolore, ma la capacità di rivisitare questo dolore con una distanza e con una competenza
e una profondità prettamente filosofica. Parlare di Livona significa parlare quindi per me di due questioni fondamentali: la prima, quella della mia formazione, e la seconda, del contributo oggettivo che Livona ha dato alla filosofia e alla sua storia. Per quanto riguarda me, l'insegnamento principale che Livona mi ha dato è la capacità di approcciare un pensiero o un testo indipendentemente da ogni ideologia, indipendentemente da ogni pregiudizio. La lettura che Livona dava di Spinoza non era, dagli anni 60 in poi, non è quella comune che oggi funziona. Quando fui invitato ad un convegno alla Sorbona nel 2009, mi presentai con una relazione che metteva in gioco l'interpretazione di Livona del pensiero di Spinoza, e chiaramente parlai delle dottrine della trascendenza e delle ragioni della trascendenza. Questi francesi, parliamo di studiosi molto importanti del pensiero, quindi come Moreau, Jacquet, eccetera eccetera, mi dissero che parlavo di uno Spinoza cattolicizzato. In realtà no, sbagliavano in maniera completa, semplicemente non conoscevano le dottrine del trascendentale e della trascendenza della seconda scolastica. E non solo non le conoscevano, ma dagli anni 60 in poi avevano fondato su una concezione antitrascendentalista l'intera lettura spinoziana, che sostanzialmente Livona faceva letteralmente a pezzi e con ragioni ottime. Quindi direi la prima cosa che Livona mi ha insegnato è l'analisi e la penetrazione di un autore, di un testo, in maniera libera da ogni pregiudizio ideologico. Questa è la prima questione. La seconda questione è il rigore filologico fondamentale, e la terza questione è una precisa concezione della storia della filosofia. Cioè, la storia della filosofia non è né storia della cultura, né storia tout court, né tantomeno storia della storiografia. Dagli anni 50 in poi, soprattutto in Italia, Gavin, Rossi eccetera eccetera, hanno offerto la concezione di una storia della filosofia appiattendo sul concetto di storia come una storia della cultura. Quello che Livona in realtà insegna, ed è una eredità oggettiva che Livona lascia, consiste nel fatto che la storia della filosofia è storia dei concetti, e che la successione dei concetti non segue una temporalità. Cioè, significa che il fatto che Aristotele venga prima di Hegel, o alcuni concetti di Aristotele vengano prima di Hegel, non significa che concettualmente Hegel valga più di Aristotele. Quindi il compito dello storico della filosofia non è quello di costruire culturalmente, o soltanto quello di costruire culturalmente, un panorama cronologico, ma è quello di comprendere il peso effettivo e la valenza obiettiva di concetti che possono risultare come dispositivi di costruzione molto più importanti rispetto ad altri. E questo Livona l'ha proprio realizzato, pensando un'altra modernità. Quindi non solo la modernità classica, come diceva prima il professor De Carolis, che noi studiamo sui libri, quindi Cartesio, Spinoza, Leibniz, ma la modernità della scolastica del 5 e del 600, con le sue dottrine della univocazione dell'essere, della equivocazione dell'essere, della analogia, dei trascendentali, il problema dell'esistenza, il problema della necessità. Quindi lascia una tradizione enorme, che è un'altra modernità che non è ancora morta, ma non solo,
il fatto che abbia applicato questi dispositivi alla lettura della grande modernità che oggi va per la maggiore. E questo testo del 2008 ne è l'esempio. In questo testo Divona applica le teorie del trascendente, del trascendentale al trascendentale kantiano, e vi assicuro che Kant ne esce ridotto non bene, assolutamente ridotto non bene. Quindi non solo dal punto di vista della storia della filosofia Divona ha aperto sentieri che sono ben lontani dall'essere conclusi, ma proprio in una lettura teorica della filosofia stessa ha abbozzato la costruzione di dispositivi concettuali che possono tutt'oggi essere sfruttati non solo per leggere la modernità tradizionale o classica, ma che costituiscono all'interno dell'ontologia attuale un importante contributo. Pensiamo, e poi finisco, ad una sezione dell'ontologia analitica come la mereologia. La mereologia è quella sezione dell'ontologia che si occupa del rapporto parti-tutto, cioè come si relazionano le parti con un tutto. Benissimo, se noi prendessimo e ci servissimo di Divona e dei suoi studi per recuperare le ragioni della trascendenza e le applicassimo all'ontologia attuale, bene, avremmo risultati davvero interessanti. Insomma, Divona per me significa non solo un ricordo importante, e lo accennava prima il dottore De Carolis, la completezza del sapere filosofico della sua storia per Divona era un dovere morale. Questo venne detto ad una conferenza che tenne, io la annotai sul mio diario, nel 1999 a San Domenico Maggiore a Napoli, in cui disse appunto: ci sono moltissimi trattati di ontologia del Settecento sepolti in America Latina, non sappiamo nulla di queste, tuttavia continuiamo a credere che la storia della filosofia sia ideologicamente quella che è stata costruita, e nessuno la mette in dubbio. Quindi non solo ha lasciato questo, ma è importante tenere vivo ciò che Divona apre, cioè le prospettive molto interessanti che ha aperto per il futuro della storia della filosofia e della filosofia stessa, perché che se ne dica, chi non fa storia della filosofia non fa filosofia. Quindi grazie mille. Stiamo chiudendo il discorso Memorial Piero Divona. Vorrei solo aggiungere che dopo gli interventi del professor De Carlis e del professor Danna mi convinco sempre di più che noi cucinesi abbiamo un patrimonio da difendere, e questo incontro che l'abbiamo fatto a Salerno, il primo motivo quando l'anno scorso lo fece è perché il professor Divona è stato nominato cucinese del mondo nel 2009, quindi sono 10 anni, e questa manifestazione del premio cucinese del mondo la tenemmo proprio a Salerno, perché nel 2009 il comune di Cucino, nella figura del sindaco, non ricordo il nome, ma è lì, sì, però tra Parisi e il successivo Parisi, non riconobbe il patrocinio alla manifestazione, perché da accertamenti fatti risultava che l'associazione cucinesi nel mondo non svolgeva attività culturale a Cucino. Questa c'è una lettera inviatami, che io conservo gelosamente, e che ogni tanto me la vado a rileggere, perché mi sorge il dubbio che effettivamente in 25 anni della voce Cucino io ho organizzato tornei di Scopone, Briscola e 3-7. Invece forse qualcosa stiamo facendo, e più tempo passa e più mi accorgo che mi devo spingere le mie risorse fisiche, che sono a Lumicino,
su queste cose qua. E io ringrazio il professor Divona perché mi ha aperto un mondo che io non conoscevo. Io di filosofia non so niente, vengo da studi commerciali, quindi, però conversare con il professor Divona nell'ermo di Bellezzaro per me è stata un arricchimento culturale che non ha. Ecco, prima la signora Giovanna, la professoressa Giovanna parlava della mamma. E quando l'ho conosciuta la signora Franca, se ricordo bene il nome, ho saputo anche che accompagnava lo zio nei convegni in Italia, eccetera, perché zio Piero era uno che meditava. E lo dico ai mucinesi presenti che sono venuti a Mucino e ai residenti a Roma. Ricordiamoci che il professor Divona è una delle figure più nobili che Mucino abbia avuto tra i suoi, diciamo, nativi. Io Anna, gentilmente, mi vuoi, perché abbiamo letto una poesia di Calipso del padre di Piero Divona, Quintino Divona. E il professor Piero ci teneva a far conoscere il padre Quintino Divona non solo come il martire antifascista, su cui io mi inchino 100.000 volte, perché i martiri antifascisti durante il fascismo li capisco, mi inchino, ma l'antifascismo a 70 anni dalla caduta del fascismo è una cosa per me ridicola. Scusate questo mio modo di parlare, però vorrei farvi sentire un passo del nativo Borgo Selvaggio, perché il professor Divona Quintino lesse e scrisse, e che io ho pubblicato più di una volta, l'ho messo sul libro L'Americano e le altre storie, e in più anche sulla voce di Puccino. Vi sono ritornato in una delle prime sere di ottobre, in una di quelle sere in cui pare che il rigore dell'estate si stenga nella dolcezza di un roseo tramonto primaverile. Ho ancora presente, e sono passati tanti giorni, il quadro dello smagliante paesaggio, maestosa nel verde cupo dei quei cieli. Si eleva la catena degli albumi, amena e adagiantesi in dolce pendio giace la vallata del bianco, quella piazzata dalle argente chiome degli uliveti, ostriata dal verde oro dei vigneti. Ad occaso, tra Limbosa e Campanella, pare che mare e cielo si tocchino nel roseo tramonto autunnale. Contrasti di colori, contrasti di paesaggio, contrasti di ricordi sono sulle tracce dell'antica Mucello. Come mi sia figurato dovesse essere lo suo antico municipio romano, il cui nome già troviamo in Tolomeo. Non saprei dire. Riporta la maggior parte delle iscrizioni trovate nell'arco dell'antica Polcei, avanzi di costruzioni poligonali del V secolo, sarcofagi ed unici monumenti dell'arte ceramica che testimonianze di antica civiltà, davanti a cui tace lo studioso e cerca di penetrare nelle misteriose notti di tempi lontani, molto lontani. Io sono ritornato nell'addio Borgo Selvaggio in una delle prime sere di ottobre, in una di quelle strane sere in cui pare che il rigore dell'estate si stende nella dolcezza d'un roseo tramonto primaverile. Alla rossigna stazione, infossata in una banda della biancastra petraia acquitrinosa del fiume bianco, si prova un primo senso di noia. I pochi impiegati della strada ferrata pare che siano condannati alla pena della solitudine e a tollerare certe facce locali. La strada sale, inerpicandosi tra siepi di rovi, di rose selvatiche, di ginestre e di mortelle, nell'aria verdore del culto di Nepitella. Dopo tanti anni nulla è cambiato. Il castellaccio medievale, a cavaliere della collina, nei lenti ritmi della sua solitudine, crocificato dagli uomini che, crocificato dai venti, tozzo e possente, dorme appollaiato. E 16. E poi si vede che il figliolo Antonello Novelli, regista,
gli ha fatto fare questo, gli ha insegnato qualcosa da recitare, si è fatto il giro. E questa è una composizione che Anna De Rosa dona all'Associazione Pugliesi nel Mondo. Bravo. E grazie a... il castello visto con gli occhi di bambina, perché è molto nice, e quindi è realizzato con i cosmetici, c'è una parte di cosmetici, si vede che sono matitoni e ombretti, smalti, sono queste cose qui, e quindi è molto visto da... è intervenuta anche mia nipote mettendo dello smalto, se vedete queste le pietre sono fatte con lo smalto per le unghie, l'ha messa addirittura mia nipote.